Con questo schema andiamo a delineare quali sono le varie fasi del bilancio vero e proprio. Vedete che è formato da quattro principali argomentazioni. La prima parte è il documento unico di programmazione, la sezione strategica, nella quale con l'aiuto di dati come ad esempio quello demografico oppure quello economico facciamo un'analisi di come si presenta il nostro paese, Ville d'Anavia, dal punto di vista tecnico e sociale. Su questi dati andiamo poi a introdurre la fase operativa, quella vera e propria degli obiettivi di un'amministrazione, un elenco effettivo di quali sono le operazioni che l'amministrazione dovrà svolgere, dovrà seguire per raggiungere degli obiettivi ben precisi. E su questo andrà ad intersecarsi la terza fase, quella del bilancio, quindi diamo delle cifre a questi obiettivi, quali sono effettivamente il denaro, i soldi che ci servono per raggiungere l'obiettivo, obiettivo che può essere di spaziare su ogni sezione dell'operato dell'amministrazione, dal sociale al lavoro pubblico. Infine, l'ultima parte, che è quella del PEG, in cui diciamo chi fa cosa, in cui delineiamo all'interno della struttura comunale una gerarchia di quali sono i vari responsabili dei vari servizi presentati all'interno del municipio e quali sono i responsabili per ogni obiettivo che l'amministrazione si è delineata. Ecco qui uno schema sul quale il nuovo sistema contabile deve basarsi per approvare e per delineare il bilancio di un comune. Questo schema va rivisto 2 volte all'anno, quindi c'è una sezione più o meno a metà anno, un momento a metà anno in cui si vanno a rivedere e riformulare quelli che sono gli obiettivi e quelle che sono le cifre a bilancio che stanno a questi obiettivi. Infatti vedete che nella prima parte la sezione strategica operativa è stata modificata l'ultima volta a settembre 2017, mentre in questa approvazione di bilancio andremo a rimodificare, secondo le nostre esigenze, della sezione operativa, quindi modificare degli obiettivi e adeguare di conseguenza il bilancio a questi obiettivi per il triennio 2018, 2019 e 2020. Analizzando la prima parte, la sezione strategica, viene fatta un'analisi delle condizioni interne del nostro comune, focalizzando 4 principali argomenti: la situazione demografica, quindi uno studio sulla nostra popolazione, la situazione socio-culturale, parlando sia di istruzione che di servizi per l'infanzia, che di cultura e sport, la sezione ambiente, parlando di territorio, parlando della viabilità, della mobilità interna e parlando di Val di Tore come territorio da preservare e valorizzare. E una parte economica, analizzando i 3 settori principali, che sono il primario, il turistico e il secondario. Un speciale focus sul settore turistico, dove secondo noi possiamo fare la differenza maggiormente che sugli altri obiettivi. Prima di passare alla seconda fase, quella della definizione degli obiettivi, andiamo ad individuare quali sono gli ambiti strategici sui quali si posano questi obiettivi, quali sono i principi guida che ci servono poi per delineare il nostro operato, l'operato di un'amministrazione. Vediamo come amministrazione smart, dove all'interno il servizio della comunicazione o dei regolamenti o dell'efficienza dell'erogazione dei servizi ne fanno da padrone. Abbiamo la inclusiva, dove si parla di giovani, di anziani, di persone bisognose. Abbiamo poi i paesi da vivere, quindi il benessere del cittadino sempre in prima fila, l'alta sicurezza interna, la presenza di servizi diffusi. Lo sviluppo locale, dove, come ho detto in precedenza, possiamo fare veramente la differenza creando un territorio attrattivo dal punto di vista turistico o creare una visione strategica all'interno di questo territorio. E infine, sostenibilità urbanistica e ambiente. Quindi quando parliamo di urbanistica dobbiamo fare molto attenzione a considerare i nostri paesi calati all'interno di un sistema alpino montano, parlando poi di efficienza energetica e di mobilità per tutti, quindi capisaldi che serviranno poi per formulare i vari obiettivi dei vari assessori.
Entrando in merito alla sezione operativa, si vanno a delineare opere e investimenti che l'amministrazione vuole portare avanti, che ci sono all'interno del bilancio. In questa prima immagine potete vedere quali sono i cantieri piuttosto che le opere inserite nella sezione obiettivi che l'amministrazione si pone per il prossimo triennio di realizzare all'interno del comune intero di Ville d'Anagna. Questo triangolo è la parte urbana del nostro comune, vedete che in fondo a sinistra abbiamo Portolo, a destra dove c'è quel segnetto viola abbiamo la diga, in alto invece abbiamo la frazione di Tuenno e alcuni segnetti che vedete che vanno fuori da quello che è la parte colorata che è la zona Tove. In questa sezione ci sono appunto tutte le volontà dell'amministrazione, le abbiamo delineate già negli incontri con le consulte. Vedete, faccio degli esempi, non vado a delinearle tutte, ma in fondo a sinistra abbiamo l'operazione del magazzino e del centro polifunzionale nella frazione di Portolo. Salendo, andando, abbiamo due operazioni, la strada Ranalto. Il progetto che abbiamo da prevedere riguardante le ex scuole elementari nella frazione di Nanno, ci sono già all'interno alcune associazioni, ma lì la struttura va quanto prima ristrutturata per dare veramente un servizio sia al campetto che a queste associazioni che ci sono all'interno, quindi un'importante valorizzazione di un immobile per l'abitato di Nanno. Seguendo poi la strada entriamo a campo, abbiamo un'idea di risistemazione del sottotetto della sala della struttura ex bone, quarto lotto del marciapiede di Rallo, la parte strategica riguardante la diga, seguendo più a destra, andando appunto su quel simbolo viola, salendo nell'abitato di Rallo abbiamo il parco dei diritti umani sul quale stiamo ragionando la ristrutturazione con la realizzazione di una struttura per famiglie, l'area dove prevediamo la realizzazione di uno skatepark, una zona per BMX, una zona per questi nuovi sport, dove ci potrebbe stare molto bene anche il pattinaggio sia estivo che invernale. Abbiamo l'operazione di ripavimentazione della piazza di Rallo. Seguendo a sinistra si entra a San Zenone con un'operazione di spostamento dell'attuale parco giochi per metterlo vicino alla piazza a Pavillo, terminati i lavori del cimitero e del rifacimento del tetto della casa sociale. Anche qui abbiamo un'operazione di risistemazione del parco giochi, secondo quanto delineato dalla consulta appunto di Pavillo. Salendo si entra nell'abitato di Tuenno con un primo segnetto giallo che sta a significare la volontà di sistemare una volta per tutte il magazzino comunale. Attualmente sappiamo tutti che siamo in affitto e anche qui l'operazione o di acquisto o di rifacimento di una struttura apposita per il magazzino comunale è necessaria in questa zona principale strategica che vedete piuttosto centrale rispetto all'abitato di Tuenno, anche per poter raggiungere tutti gli angoli del nostro comune di Ville d'Anaunia, in poco tempo e senza spendere troppi chilometri inutili. Scendendo verso l'abitato di Tuenno sono segnati alcuni lavori, quello principe al rifacimento del piazzale delle scuole, dove va a sormontarsi anche la volontà e il progetto di allargamento del passaggio interseo in modo tale da creare un sistema fluido di viabilità. In questo caso ci sta benissimo e favoriremo con un bando apposito l'associarsi di alcuni privati che volessero fare un'operazione di parcheggi interrati in quella posizione, sfruttando già l'ex magazzino della cooperativa, quindi il piano sottostante alla cooperativa ex stessa che si trova proprio in quella posizione. È un'operazione che servirà anche a snellire quello che è il parcheggio, quelli che sono i parcheggi anche nelle ore notturne, poiché focalizzeremo qui la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali. Abbiamo un'operazione insieme alla parrocchia di Tuenno e al comitato di gestione dell'asilo,
sigillo di adeguamento sismico della struttura più storica dell'asilo. 10 anni fa è stata fatta una valorizzazione di quell'area, quindi ristrutturando tutta l'ala sinistra, se noi guardiamo la struttura dalla piazza di Tuenno, e ora si va ad adeguare la parte, il corpo centrale. Qui un'operazione con un finanziamento pubblico e una copartecipazione sia di Curia che del Comune che della parrocchia stessa e del comitato di gestione. Abbiamo poi i lavori che riguardano Casagrandi, quindi lo spostamento del municipio che si trova nel centro della piazza di Tuenno nella struttura Casagrandi. Anche qui un'operazione grazie alla quale riusciamo ad avere una struttura, un municipio che un giorno o l'altro, qualora si sollevasse la necessità, avremmo la possibilità di inserire, nel quale avremmo la possibilità di inserire tutti i servizi sotto lo stesso tetto del nostro comune di Villa d'Anagna, quindi le dimensioni lo possono permettere. Anche qui ne va a pari passo il rifacimento della piazza antistante quella struttura con la realizzazione di parcheggi. Abbiamo poi l'operazione sul cimitero di Tuenno, quindi una sanificazione della prima parte con il rifacimento del vialetto e l'adeguamento delle strutture interne secondo le nuove normative rivolte al sistema sanitario, quindi un adeguamento necessario per espletare il proprio servizio nel migliore dei modi. Abbiamo poi quel segnetto in fondo a sinistra, sempre nell'abitato di Tuenno, che sta a significare un'operazione congiunta con la mobilità della Val di Tova, è quella di riuscire a sfruttare, vedere come poter sfruttare quest'area come parcheggio per la Val di Tova, quindi innestandosi in un sistema di mobilità che stiamo studiando insieme a Provincia e Parco Naturale ad Amello Brenta. Gli altri segnetti che vi dicevo che stanno nell'area, che stanno entrando nell'area Tova, stanno a significare tutti gli interventi che stiamo facendo congiuntamente sia con Provincia che con il Parco Naturale ad Amello Brenta, a seguito della firma del protocollo d'intesa nel quale si vedono i lavori principi iniziali che sono quelli riguardanti il depuratore, riguardanti i servizi igienici, riguardante la comunicazione interna all'interno nella zona del lago di Tova, il rifacimento del centro visitatori, il rifacimento della cartellonistica, insomma, e tanti altri, compresa la gestione dei sentieri. Non ho parlato poi infine della parte della diga, quindi il progetto strategico di cui tanto si è sentito parlare, capofila via la Comunità di Valle con altri soggetti come ad esempio il BIM, la Provincia, il Comune di Predaia, qui per riuscire a valorizzare un'area che da tempo riteniamo essere il cuore della valle, il cuore dal punto di vista turistico e divulgativo di quello che presenta la nostra valle. Qui il turista arriva, si ferma perché vede una struttura imponente come quella della diga, ma non trova un sistema ordinato ed accogliente. Ecco che con la partecipazione anche di Edison, quindi del privato all'interno di questa operazione, possiamo veramente riformulare tutta l'area e trarne dei vantaggi, che è quello di far vedere una valle ordinata dal quale poi nel suo cuore, dal quale poi far pulsare i turisti in tutte le attrazioni che ricoprono l'intera valle, quindi ordinarle secondo una logica e renderle più fruibili. Nuova immagine, invece vogliamo segnalare quali sono gli obiettivi che ci stiamo dando dal punto di vista della viabilità. In primis parlando di zone pedonabili, di pedoni, quindi mettere in sicurezza i passaggi pedonali, soprattutto sulle vie con la maggior velocità e la maggior frequenza di traffico, che sono le provinciali. Vedete il segno giallo nella parte alta che sta a significare la progettazione di un marciapiede che va dalla nostra zona artigianale fino all'incrocio per la piazza seguendo via Enrico Leonardi. Qui è una zona in cui la zona non è servita da un marciapiede, è una zona in cui si ha veramente alta velocità e quindi alta pericolosità di conseguenza. Il centro di Tuenno, anche lì da rivisitare dal punto di vista
della viabilità pedonale, anche per la presenza, soprattutto per la presenza delle scuole, raggiungibili naturalmente a piedi dai nostri ragazzi, e devono poterle raggiungere nel modo più sicuro possibile. Gli altri siglietti gialli li vedete verso Tassullo, parlando di marciapiede del quarto lotto, sempre sulla provinciale, e una piccola zona pedonale che porta verso il castello, quindi un'altra area da risistemare dalla piazza verso San Zenone. I segni rossi invece stanno a significare quali sono i punti critici dal punto di vista della viabilità, sul quale la nostra progettazione si soffermerà, che sarà uno la rotatoria Cross di Talao, la X che vedete in alto. Anche qui già ripresentato il progetto in provincia, sperando che rientri nelle volontà provinciali, essendo appunto la rotatoria su un incrocio di una importante arteria come quella della provinciale che da Clis porta a Tuenno. La strada invece interna, quel segno rosso, quel serpentello rosso che da Tuenno scende fino al centro di Tassullo, anche qui sono le famose pontare del San Zenon, e abbiamo dato un progetto preliminare, quindi la volontà di riuscire a focalizzare qual è il progetto ideale per quella strada e sapere anche quanto ci verrà a costare per poi recuperare i finanziamenti e iniziare veramente una sistemazione che da tanto se ne sta parlando. Abbiamo poi la strada che porta a Segno, qui è un progetto in fondo a sinistra da Portolo a Segno, un progetto già fatto per step dall'amministrazione di Nanno, qui il progetto deve essere concordato in accordo con il comune limitrofo di Predaia, stiamo valutando quali sono le soluzioni migliori sia per la nostra area che per l'area sottostante al comune appunto nostro vicino. Si chiama proprio programma del sindaco, è un elenco di opere, di lavori pubblici, quindi di investimenti che si vogliono fare nel triennio. E in questo caso vedete segnalati due new entry, quindi due nuovi punti, visto che stiamo approvando un bilancio triennale 2018-2019-20, secondo andiamo a modificare quindi un bilancio già presentato l'anno scorso, quindi da qui in avanti vedrete che segnati ci saranno le novità che sono inserite in questo programmazione. Qui potete vedere l'intervento Diga, al quale finanziamento comunque parteciperanno con il fondo strategico e con altri fondi gli enti di cui vi parlavo precedentemente. Acquisto immobile da adibire a cantiere comunale è un'altra operazione che viene inserita qui nel programma del sindaco. Le altre, come vi dicevo prima, sono opere già inserite all'interno del quale abbiamo già discusso e abbiamo già parlato, come ad esempio la ristrutturazione di Casagrandi, del piazzale, dell'intervento sugli impianti di rete e delle illuminazioni pubbliche. Sempre nel programma del sindaco, inseriti nuovamente la realizzazione del nuovo sottopassaggio, dell'interseo in concomitanza col progetto di rifacimento del piazzale delle scuole, la realizzazione della struttura poi funzionale per le famiglie, qui viene inserito il parco dei diritti umani di Rallo, e una sistemazione della zona sportiva a Tuenno all'interno del programma del sindaco, non per quest'anno ma negli anni successivi, per completare un'operazione che da tempo è già stata avviata, quella di avere un polo sportivo che sia completo per tutti i servizi che vengono dati sia alle associazioni che ai privati. Sezione 2 va a considerare le opere in corso di esecuzione, quindi sul documento unico di programmazione approvato a settembre 2017 vanno tolte le opere terminate, vedete le X appunto stanno a significare opere che sono terminate, mentre rimangono posizionate all'interno le opere che sono in fase di esecuzione, come ad esempio in questo caso potete vedere il sviluppo ai fini turistici del bacino idroelettrico, quindi un vecchio lavoro contribuito con i fondi dei comuni rivieraschi che deve ancora prendere piede.
un'analisi quindi delle opere già terminate, si va a delineare il programma pluriennale delle opere pubbliche. Qui potete avere l'elenco, in questa sezione viene segnalato come questo lavoro sia congiunto, quindi lo stesso di Casagrandi, per uno diviso per gli interni e l'altro per quanto riguarda gli spazi esterni. Nelle sezioni successive, nelle due slide successive, potrete vedere quali sono l'elenco appunto delle opere principali di lavoro pubblico e quali sono, con una freccia rossa, ad indicarle le opere inserite in questo nuovo bilancio. Il bilancio degli investimenti programmati si completa poi con le spese di investimento minori o i contributi o gli acquisti, quindi tutto ciò che riguarda ad esempio la gestione delle nostre strutture, la gestione delle malghe, acquisti di attrezzature varie, quindi tutto ciò che non è un grande lavoro pubblico. Per il 2017 abbiamo un bilancio 808.000 euro circa di investimenti minori, mentre per il 2018 con l'inserimento di 500.000 euro per un possibile acquisto di immobili da adibire a cantiere comunale, abbiamo una cifra di 1.642.000 euro di investimenti minori. Naturalmente per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno del finanziamento, quindi c'è bisogno di sapere quali sono le entrate. Ecco qui la sezione delineata appunto dedicata alle entrate del nostro comune. La prima cosa da dire è che in questa slide lo potete verificare, il bilancio viene diviso in due parti, una parte riguardante le spese correnti, quindi la gestione ordinaria di tutto quello che è il comune e i suoi servizi, e poi le spese di investimento. Per fare un esempio, tutti i lavori pubblici rientrano in questa seconda parte. Nella prima parte abbiamo entrate, sottolineo le cifre, per 5.478.000 sulla parte corrente, e mentre sulla parte degli investimenti straordinari abbiamo 9.959.000 euro. Nelle prossime slide entreremo nel dettaglio per vedere da dove provengono queste entrate. In questa sezione potete vedere in ogni riga quali sono le entrate principali, voce per voce del nostro comune. Andiamo ad analizzarne alcune, ad esempio quella importante dei trasferimenti correnti da parte di regioni o altri enti. In questo caso potete vedere come l'entrata principale la si ha sul fondo di solidarietà e un fondo perequativo per mancati gettiti IMIS. Qui salta poi all'occhio il trasferimento per la gestione dell'asilo nido, in questo caso asilo nido di Rallo, interamente gestito dal comune di Ville d'Anagna. Ecco che qui la provincia interviene con la quota di 290.000 euro. Abbiamo poi naturalmente in gestione il servizio di custodia forestale in convenzione con CLES, noi facciamo il comune capofila, i vari trasporti urbani interni sui quali la provincia dà un contributo, e qui per poter sperimentare anche il servizio di trasporto intercomunale, quindi fra le varie frazioni all'interno del comune. E poi un'ultima voce segnata in blu è che è un contributo che dà la gestione forestale, il servizio di gestione forestale della provincia autonoma di Trento per la realizzazione del nuovo piano forestale a Nanno. In questo caso dovrà essere realizzato nei prossimi anni. Un'altra voce importante nelle entrate del nostro comune sono appunto i trasferimenti correnti da consorzi e altri enti locali. In questo caso qui abbiamo il trasferimento da parte del Parco Naturale Adamello Brenta per la gestione dei servizi di mobilità nella valle stessa e l'assegnazione del consorzio dei comuni BIM, quindi il BIM dell'Adige, per quanto riguarda il piano complessivo quinquennale dei sovracanoni e un contributo in più a fondo perduto nell'ambito sempre del piano straordinario 2016 e 2017, sempre riguardante i sovracanoni.
In questa sezione abbiamo le entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi, quindi per la partecipazione del nostro comune all'interno di società sempre fatte da enti pubblici. Degno di nota è i dividendi riguardanti la partecipazione all'interno della società AIR SPA, quindi l'azienda intercomunale rotaliana, per 44. In questa sezione possiamo vedere quali sono entrate per locazioni ed altri beni e immobili. In questo caso abbiamo l'uso della Malga Tassul Terreno d'Uso Pascolo pari a 72.000 euro. Ricordo che la Malga dà un'entrata di 53.000 euro all'anno, qui c'è stato praticamente una cifra maggiorata per quello che è la gestione del compenso riguardante l'anno 2017, diviso in due parti, in cui una parte ricade nel 2018, quindi un semplice aspetto contabile. Abbiamo un rimborso delle spese di gestione e manutenzione degli ambulatori comunali pari a 8.500 euro e qui una contribuzione sempre in più riguardo alle concessioni sul canone rivierasco, quindi un sovracanone per la derivazione delle acque per l'energia elettrica sulla legge 925. L'analisi del bilancio prosegue poi delineando qual è la posizione del personale. Quindi in questo schema potete vedere l'organigramma con i vari responsabili dei vari servizi. Abbiamo voluto sottolineare quali sono gli incrementi che vogliamo effettuare di personale all'interno, posizionati all'interno dei vari servizi. Abbiamo parlato appunto dell'operaio elettricista, di una mobilità interna riguardante il servizio segreteria e riguardante il servizio ragioneria. Abbiamo effettuato l'assunzione dell'ingegner De Vecchi per quanto riguarda l'ufficio tecnico e abbiamo attivato un comando sempre per il servizio segreteria e servizio tecnico con la segretario del comune di San Zeno, che ci sta dando una mano nel portare avanti le operazioni di attività, soprattutto nell'ufficio tecnico. Entrando in merito ai tre bilanci, partendo con uso civico triennio, entrate e spese, abbiamo entrate per 134.000 euro circa riguardo ai trasferimenti correnti della provincia per la gestione dei custodi forestali, le entrate extratributarie che provengono dal taglio del legname e dall'affitto delle strutture che abbiamo sul territorio, le entrate in conto capitale che sono praticamente un residuo per il pagamento del nuovo piano di assestamento del patrimonio silvopastorale che è stato redatto e portato a termine nel 2017 per un totale di entrate di 321.116 euro. Per quanto riguarda le spese, appunto spese correnti per la gestione del patrimonio silvopastorale, compreso di custodia forestale e di taglio in legname, queste sono le spese in conto capitale e nelle spese correnti abbiamo anche l'intera partita della gestione delle strade di montagna e delle attività di ripristino e gestione delle aree boschive, delle aree pascolo e tutto ciò che riguarda appunto gli investimenti che facciamo sul territorio del uso civico triennio. Un totale di spese per 460.000 previste nell'anno 2018. Il bilancio per Tassullo prevede entrate extratributarie per 49.144 euro, che sono le entrate di affitto della Malga Tassulla, e mentre le uscite sono le spese correnti, quindi una parte della gestione delle spese generali, suddivise sui tre bilanci a seconda appunto degli ettari in uso civico e spese in conto capitale per 86.000 euro circa che riguardano appunto la manutenzione delle strade e la realizzazione di piste per il recupero del legname, un totale di spese previste per il 2018 di 100.427 euro.
Il bilancio di anno prevede appunto entrate extra tributarie per 26.248 euro, sempre per la gestione della Malga Tassulla. Ricordiamo che una parte di territorio a Pascolo è appunto sul CC di Nanno e quindi vengono ripartite in parte sul bilancio di Tassullo e in parte appunto, come vedete qui, sul bilancio di Nanno. Entrate in conto capitale, che sono il trasferimento da parte della provincia per la realizzazione del nuovo piano di assestamento del patrimonio silvopastorale di Nanno, che quest'anno andrà in revisione, quindi sarà appunto rinnovato, mentre abbiamo uscite, spese correnti, sempre suddivise sui tre bilanci a seconda della loro estensione in ettari per 9.435 euro, spese in conto capitale per la gestione sempre di strutture interne al uso civico di Nanno per 23.431 euro, quindi un totale di uscite per il 2018 di 32.866 euro. Entrando in merito agli obiettivi operativi, abbiamo voluto ripresentarvi in questa sezione come si presenta il documento unico di programmazione, così come potete scaricarlo anche dal sito del Comune di Ville d'Anagno nella sezione bilancio. In questo caso abbiamo voluto in pochi semplici passaggi far vedere come è fatta la lettura di questo documento. Abbiamo un programma al quale sottostà l'obiettivo. L'obiettivo principale è descritto, lo potete vedere al punto numero 1. Al punto numero 2, qual è l'attualizzazione di questo obiettivo? Cosa vuol dire? Sono i vari passaggi che sono stati fatti mentre si cerca di raggiungere l'obiettivo, quindi anche un'analisi intermedia e non solo finale per vedere se l'obiettivo è ancora di facile raggiungimento o va rivisto perché non più realizzabile. Vengono definiti quali sono gli anni in cui questo obiettivo è valido oppure quando si vuole realizzare, in che anno si vuole realizzare. La percentuale di raggiungimento dell'obiettivo, potete vedere al numero 5. E al numero 3 invece a destra, è quello rosso, potete vedere che viene anche responsabilizzato l'obiettivo. Cosa vuol dire? Viene dato un nome dell'assessore di riferimento per quello obiettivo e un riferimento anche interno alla struttura, quindi il funzionario che quell'obiettivo dovrà raggiungere insieme all'amministrazione. Questa è un'ulteriore lettura che portiamo in consiglio riguardo agli obiettivi. Li suddividiamo per le missioni, quindi li raggruppiamo per macro aree, possiamo dire così. Vediamo quanti sono gli obiettivi per ogni macro area e in base alle percentuali che vi dicevo prima di raggiungimento si dà un voto, si fa vedere quanto manca per raggiungere l'obiettivo in quella macro area. Quindi si valuta l'operato dell'amministrazione verificando appunto a che punto è il raggiungimento degli obiettivi suddivisi per le. Questi sono i nuovi obiettivi inseriti nel bilancio di programmazione 2018-19 e 20, quindi quali sono le integrazioni che abbiamo voluto inserire in più a quelli già inseriti nel 2017. La cosa innovativa, la cosa bella di questo documento unico di programmazione è che gli obiettivi delle amministrazioni vengono messi nero su bianco, quindi l'operato dell'amministrazione viene messo a nudo, viene portato nelle case di tutti voi e viene attivato un sistema di miglioramento di questi obiettivi, perché a voi avete la possibilità, come ogni consigliere, di scegliere quali sono gli obiettivi che gli interessano di più, di contattare il referente che sta a quell'obiettivo, che è delineato per essere quello che l'obiettivo lo porta a termine, per segnalare se questo obiettivo va bene o va meno bene o quali sono le correzioni da poter portare. Quindi contribuire al migliorare sia quegli aspetti che a voi stanno a cuore, ma in generale a migliorare anche l'operato di un'amministrazione e poi a ritornare appunto agli obiettivi nel documento unico di programmazione in un circolo vizioso, ma non vizioso,
ma di miglioramento dell'attività pubblica. Ecco perché questa frase ad effetto di Benjamin Franklin, che dice che ben fatto è meglio di ben detto, perché i fatti ben scritti e delineati è meglio di una parola detta senza lasciare traccia.